Buonasera, grazie, scusate il ritardo, sono dovuta andare a recuperare le bambine che stavano affogando dall'autobus, mi sono bagnata anch'io. Allora, questa è una proposta di patto educativo che facciamo a tutto il paese, io però siccome qui ho persone qualificate e informate dei fatti a cui non devo spiegare le 136 pagine del governo, vorrei, come dire, a seguito anche della prima giornata nazionale di ascolto che abbiamo fatto a Roma, dove c'erano 120 associazioni, persone esperte, nostri rappresentanti del territorio e tutto, e quindi abbiamo iniziato ad analizzare un po' questa proposta del governo, in cui noi crediamo molto e in cui da subito il governo sta lavorando per trovare le risorse già da questa legge di stabilità, perché come dire, alla proposta seguano immediatamente i fatti. A me interessa da Bologna? Allora, da un lato quello che la discussione sia la più ampia, come ha chiesto Renzi, che sia una discussione la più ampia possibile, la più coinvolgente possibile, la più larga possibile, ossia la proposta è rivolta non solo e su questo è impegnato il Partito Democratico con una mobilitazione che mi ha già detto essere il 3 novembre il segretario Donini, credo, più o meno, poi loro mi diranno, comunque l'ipotesi era quella, davanti alle scuole per... noi abbiamo mandato dal nazionale oltre ai 12 punti di sintesi che sono sul sito del governo, anche una bozza di invito perché tutte le scuole, tutti i circoli siano mobilitati per andare ad invitare insegnanti, dirigenti scolastici, studenti, famiglie, imprese stesse, che secondo me è importante bene coinvolgere, qui siamo abituati anche a coinvolgere, per un confronto vero su questa proposta. Noi vorremmo che la proposta proprio e il confronto seguisse un po' le linee dettate dal governo, cioè quel questionario che è molto aperto, perché non si tratta solo di risposte multiple, ma anche proprio a delle vere e proprie richieste di proposta in bianco. Penso solo al tema della riorganizzazione degli organi collegiali, poi ci sono proprio parti in cui chiede il questionario cosa c'è che ti piace, cosa non ti piace e cosa secondo te manca. Allora, da questa prima giornata di confronto, tanto per rendere fattiva questa riunione, è emerso innanzitutto, va bene, noi che cosa facciamo innanzitutto con questa proposta? Diciamo che vogliamo realizzare appieno e fino in fondo quella grande riforma che fece il centro-sinistra, cioè quella dell'autonomia scolastica. Come? Dando davvero una volta per tutte, e da tanto che la raccontiamo, un organico funzionale stabile e risorse economiche stabili per almeno 3 anni, dice la proposta. Questo è essenziale per davvero dare vera autonomia alle scuole e soprattutto per avere a disposizione un numero di insegnanti sufficienti per costruire davvero una proposta formativa che risponda alle esigenze di quella scuola, come la proposta del governo è, attraverso ovviamente la direzione dei dirigenti scolastici e del consiglio d'istituto e del collegio dei docenti. Ma è una proposta, come dire, molto spinta, perché si dice una volta assorbite nel prossimo anno scolastico, ed è su questo che ci saranno soprattutto le risposte già dalla prossima legge
finanziaria, noi andremo ad assumere tutti gli insegnanti delle graduatorie ad esaurimento. Quegli insegnanti, è dettagliato bene nel piano, dovranno servire da un lato a dare le risposte al tempo pieno per quel che manca in diverse zone d'Italia, al raggiungimento, anche inizio a pensare, della generalizzazione delle scuole dell'infanzia. Dall'altro, per le scuole secondarie di primo e secondo grado invece, per andare anche ad arricchire l'offerta formativa su temi che diciamo da sempre noi del centro-sinistra importanti per la formazione dei ragazzi in un paese come il nostro, che vanno da un lato dalle materie musica, storia dell'arte, dall'altro all'insegnamento della lingua inglese già in età precoce, dall'altro ancora l'insegnamento, l'inserimento delle discipline economiche, non c'è, prima di incazzarsi sarebbe bene però che discutessimo per bene delle cose, quindi c'è già dettagliato una serie di temi che vengono posti, e poi c'è la domanda aperta: ma credete che invece i vostri figli, i ragazzi, le vostre scuole abbiano bisogno di altre cose da apprendere in un mondo che è quello che abbiamo oggi? E questo, quali sono i punti nodali? I punti nodali su cui dovremo lavorare sono questi. Uno, il Ministero sta facendo, o meglio farà entro il fine anno, quindi entro il 31 dicembre, un vero e proprio censimento provincia per provincia degli insegnanti delle graduatorie ad esaurimento, perché dei dati certi non ce li ha nessuno. Soprattutto le corrispondenze che ci sono fra graduatorie provinciali e classi di concorso. Insieme a questo c'è un altro parco piuttosto cospicuo che oggi sentivo chiappetta al Ministero, dovrebbero essere circa 100.000 persone, stanno lavorando nelle graduatorie d'istituto. Oramai sono praticamente tutti abilitati o attraverso i pass o attraverso i TFA, e quindi con anche queste persone cosa noi diciamo a queste persone? Beh, innanzitutto che con certezza noi faremo concorsi regolari e già a partire dal 2015 per 40.000 posti. Come dice bene il piano, riservati? Non stiamo già parlando delle modalità di concorso, stiamo dicendo che noi faremo concorsi già dal 2015 aperti agli abilitati per 40.000 posti, quindi questa diventerà la modalità, esaurite le graduatorie ad esaurimento, la modalità normale di assunzione degli insegnanti. Ovviamente con la criticità che sta emergendo in queste ore di chi lavora appunto da anni nelle graduatorie di istituto e ha altrettante aspettative di chi sta in una graduatoria ad esaurimento di lavorare il prima possibile in modo stabile nella scuola. Dall'altro, il tema della valutazione, tanto per entrare nei vari punti della proposta, e le cose su cui io chiedo proprio a voi anche di lavorare qui a Bologna per dare una mano a noi a Roma a sistemare poi tutto quanto, quando sarà il momento. Al momento non c'è un solo provvedimento che sia stato scritto, quindi l'ascolto è un ascolto vero, noi ci stiamo mettendo la faccia nel continuare a ribadire questo. Certo, non è l'ascolto che dice, che è disponibile a dire no, non facciamo l'organico funzionale. Prima ha chiamato Simona Malpezzi da Milano, c'è chi chiede che l'organico funzionale non si faccia, questa è una notizia.
e c'è già. Cosa? Beh, sì, vabbè, si chiama ad oggi coincide con l'organico di diritto, forse. No, quando noi diciamo organico funzionale intendiamo anche una serie di insegnanti a disposizione, per esempio, le spiego cosa intendo per organico funzionale, una serie di insegnanti a disposizione anche per esempio per reti di scuole, per rispondere a bisogni specifici di apprendimento, per lavorare, quindi su sì, perfetto, ottimo. L'altra cosa, dicevo, riguarda la differenziazione delle carriere degli insegnanti e la valutazione. Allora, da un lato c'è la valutazione delle scuole, cosa che è già stata, diciamo, deliberata, valutazione delle scuole che verrà fatta sulla base autovalutazione delle scuole che viene fatta con piani di miglioramento che vengono presentati dalle scuole stesse. Quindi, e questo serve da un lato i test Invalsi che faranno le loro rilevazioni. È venuta all'incontro che abbiamo fatto a Roma la presidente Aiello dell'Istituto Invalsi a dire chiaro e tondo, a ribadire per l'ennesima volta, l'Invalsi non fa valutazione delle persone, né intende farlo. Per cui se lei, questo è il messaggio che ci ha dato in modo molto chiaro e diretto, se il Ministero dovesse pensare di fare delle valutazioni dei singoli insegnanti o anche dei singoli dirigenti scolastici, si rivolgesse a qualcun altro, perché non è questo il nostro mestiere. Noi facciamo le rilevazioni sui livelli di apprendimento, sulle qualità della scuola e siamo disponibili insieme all'INDIRE a lavorare con le scuole per i piani di miglioramento delle singole scuole. Dall'altro c'è invece questa proposta del governo che parla di, io che sono stata, come dire, nella riunione estiva, l'intendimento diciamo di Matteo Renzi è quello di lasciare come dire, gli scatti di anzianità, e peraltro ci sono ancora anche dentro questa legge di stabilità, agli insegnanti che sono già in ruolo, e i nuovi contratti, appunto, iniziare a farli con un mix tra anzianità e lì c'è scritto scatto di competenza. Scatto di merito, adesso non mi ricordo come esattamente la parola che usa. Su questo, su un assunto un po' il 60% degli insegnanti verrebbe a percepire questo scatto di merito, come verrebbe attribuito attraverso un nucleo di autovalutazione interna. Questa cosa io ve la pongo come problema aperto, diciamo, rischia di ingenerare, forse, lo chiedo a voi, sono qui per ascoltare soprattutto, una competizione tra insegnanti che potrebbe, come dire, non giovare moltissimo alle scuole. Questo assunto che viene presentato c'è scritto proprio nelle 136 pagine, per cui l'insegnante mediamente bravo dovrebbe andare per prendere lo scatto di competenza nella scuola mediamente scarsa per essere certo di prendersi questo scatto di merito e generare così una sorta di mobilità degli insegnanti che in questa proposta viene vista come una cosa positiva. È un qualche cosa che convince, oppure possiamo pensare a una differenziazione delle carriere degli insegnanti,
un po' sulla falsa riga di ciò che sono già oggi le funzioni strumentali, una diversa organizzazione che oggi però ricevono solo le briciole del MOF, che sono rimaste nel MOF, che nel piano del governo dice dovremo rifinanziare anche il MOF, però insomma bisogna poi trovare le risorse per fare tutto quanto. Quindi questo è uno dei problemi aperti. Le cose le lacune che sono state riscontrate sono, da un lato, una ottica, una chiacchierata anche che abbiamo fatto con gli amici del circolo Passepartout, manca un'ottica di lifelong learning, cioè di apprendimento permanente, e quindi per esempio viene trascurato tutto il tema dell'istituto, esatto. Sicuramente questo è uno dei temi che va implementato. Dall'altro c'è una proposta un po' deboluccia su quello che riguarda l'integrazione dei ragazzi con disabilità, e serve una riflessione che vi inviterei a fare anche sulla proposta che ha presentato già in Parlamento, anche a firma di nostri deputati, della FISH, che, come dire, rivede anche in modo abbastanza radicale il modello attuale. L'altro punto che a me invece, a me convince molto, è quello di una collaborazione, nel senso che qui a Bologna abbiamo delle esperienze positive, e su questo la Federazione di Bologna ha fatto un lavoro grande, che è quello sulla istruzione e la formazione professionale. La critica che è venuta dalle piazze nello scorso fine settimana è stato quello: aiuto, aiuto, si privatizza la scuola. Non c'è nessun intento di privatizzare la scuola, c'è semplicemente, ci sono già ottime, buone pratiche già sul nostro territorio di collaborazione tra scuole e imprese, ma soprattutto c'è anche la necessità di costruire un, e questo non c'è bisogno di spiegarlo, cioè abbiamo la disoccupazione giovanile al 42%, abbiamo assoluta necessità di tornare a far dialogare, dove questo dialogo è mancato, il mondo della scuola con il mondo dell'impresa. Come anche attraverso questo propone la buona scuola, non solo l'apertura agli investimenti delle aziende per la manutenzione o il miglioramento dei laboratori, e quindi c'è anche la proposta di un'implementazione ritenuta fondamentale dell'attività laboratoriale in tutte le scuole secondarie, ma anche l'apertura all'investimento dei privati. Ci sono proposte molto precise, secondo me anche ben formulate, di collaborazione. Non è lo Stato che si tira indietro a fronte di un investimento delle aziende nelle scuole per rafforzare i laboratori, no, c'è un investimento del pubblico che si dice già deve essere rafforzato dopo i tagli che ci sono stati, ma allo stesso tempo l'apertura appunto all'investimento delle aziende private, e soprattutto le 200 ore di formazione in aziende, di alternanza scuola-lavoro, che diventerebbero obbligatorie per l'ultimo biennio. A partire, sì, insomma, dall'ultimo tempo. Ora aspettate un attimo che sto cercando negli angolini della mia memoria di vedere se sto scordando qualcosa. Direi di no, più o meno. Nel complesso le cose principali che sono emerse, ecco,
c'è un lavoro, secondo me, da fare serio sulla riorganizzazione del, ecco, a fronte della riforma del titolo quinto che stiamo facendo tra Camera e Senato, c'è un ruolo da chiarire, posto che come abbiamo sempre detto e voluto, serve un rapporto forte tra autonomie scolastiche ed autonomie locali. Dobbiamo però disegnare meglio l'architettura di questo rapporto, cosa che viene lamentata anche, quindi vi do anche, insomma, degli aggiornamenti della discussione che si fa poi nella nona commissione della conferenza delle regioni, cioè le regioni in questa cosa, per esempio, a che punto stanno, cioè il loro ruolo di programmazione rispetto al fatto che da sempre prendono praticamente atto degli organici e di come questi vengono distribuiti dagli uffici scolastici regionali e provinciali, che ruolo giocano? Quindi in questa architettura di governo tra Ministero centrale, autonomie scolastiche, regioni e comuni, noi dobbiamo ridisegnare il governo della scuola e all'interno di questa anche vedere se è arrivato il momento, una volta per tutte, per rivedere anche gli organismi di partecipazione democratica all'interno delle scuole, quindi gli organi collegiali. Io chiuderei qua, se siete d'accordo. Va bene. Posso